Capitane Vago, insomma, il mister nel pre-gara aveva detto che questa era una gara trappola. E trappola è stata, Felice? Ma sicuramente il Monza insomma, non è venuto qui a guardare la partita, anzi è venuto qui a giocarsela. Penso che comunque il mister Pea abbia messo in campo una squadra all'altezza della situazione, si è dimostrato sul campo. Noi purtroppo abbiamo questo rammarico di non aver raccolto i 3 punti, perché oggi poteva esserci l'aggancio in vetta, però recriminiamo per il risultato, però la prestazione secondo me è stata positiva da molti punti di vista. Rammarico acuito tra l'altro dai risultati positivi per noi provenienti dagli altri campi. Comunque oggi è una giornata importantissima per la tua carriera, 150 gol tra i profilisti che hai festeggiato con una maglietta che la frase insomma racchiude un pochino il senso di questo campionato. La Lega Pro insomma non è pallone ma è un pallone, lo diciamo in dialetto napoletano, che vuol dire è un'anguria. L'anguria l'apri, non sai mai cosa c'è dentro, come tutte le partite di questo campionato, Felice. Assolutamente sì, anche giocare contro l'ultimo in classifica non è mai facile. Tutti quanti vengono tra virgolette a fare delle barricate perché giocano contro il Novara, quindi sei obbligato a fare la partita in casa e fuori, cerchi sempre di poter impostare del gioco e scopri un po' il fianco insomma a quelli che sono stati contropiedi un po' la partita di oggi. Peccato perché sul 2-1 potevamo sicuramente amministrare meglio la partita per portare a casa i 3 punti, e anche oggi siamo penalizzati da un episodio che purtroppo nel calcio ci può stare, ma che ci toglie 2 punti importantissimi. Ecco, la sosta natalizia per ogni squadra in ogni campionato può essere o benefica o dannosa tra virgolette. L'impressione a giudicare da prime 2 partite è che si sia fatto quantomeno un mezzo passo indietro. Tu da capitano ti sei dato una risposta, cos'è che non è andato in queste 2 gare, Felice? Ma non penso insomma che sia stata colpa della sosta, è normale che affrontare delle partite in casa dove sai benissimo che hai l'opportunità di poter raggiungere la vetta, le giochi con quel pizzico di tensione in più che però in una squadra che gioca per il vertice non ci dovrebbe essere. Però come ho detto prima, mentre la gara della Befana insomma abbiamo meritato la sconfitta, penso che oggi questa squadra abbia messo in campo tutto quello che aveva sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico. Abbiamo fatto secondo me un'ottima prestazione, purtroppo puniti da pochi episodi che però risultano essere decisivi come forse ad inizio campionato. Ecco, il rammarico naturalmente c'è per questo punto in 2 partite raccolto nell'ultima settimana, però si dice sempre che una bandiera si vede quando il vento soffia forte, insomma, i marinai si vedono quando il mare è agitato. Noi andiamo ad affrontare una partita sul lago, non sul mare, dove di vento ce n'è tanto e dove le motivazioni non ci mancano di certo. La prima su tutte è quella di invertire questo trend, Felice. Assolutamente, insomma abbiamo perso dei punti, cerchiamo di recuperarli nelle prossime gare perché abbiamo secondo me delle prossime 4-5 gare degli scontri diretti importanti dove affronteremo delle squadre di ottimo livello. Soprattutto abbiamo l'opportunità insomma di non perdere terreno, di cercare di rimanere per quanto più possibile attaccate alla vetta in modo da giocarci la volata a marzo-aprile. È una dedica speciale per questo gol di oggi? A tutti i miei compagni di squadra che mi hanno consentito insomma di poter raggiungere questo piccolo traguardo personale. Come dicevo prima, insomma, speravo in un epilogo diverso, anche se il calcio è anche questo e quindi bisogna accettare il responso del campo.